insisto così. Testa alta o... Guarda, guarda, alza un pochino la testa. Ok. Allora, però aspetta, io lo illuminerei meglio perché non sta sotto a quel faro là. Ti guardo come una stella, sali sul drago, ti porterò via lontano da tutto. Veloce, Andrea, mettiti qua davanti al mezzo. La questione è che qua siamo già a 800 ISO e praticamente non è la cosa quando devi spostare. Senti, io ti metto 1250, Ma cioè, sì, testa bassa e poi si comincia. Vedrine dentro quell'iPhone le nostre vite, nelle tue foto sembri felice, ma sono finte come vetrine. Non voglio vincere, quello che so fare solo spingere. Anche io un bel servizio sui miei set, ho diritto. Vai, facciamo una prova, poi vediamo se... Lo sapevo! Siamo uscito da Matrix. Vai. Ma che sape fare lì? Sempre troppo duro. Ma quando lo rispetto, mi facevo questo rimane sotto. E mi sembra la... Commento a caldo, bro, right, vetrine, Matrix, tutto in uno, un nuovo simbolo, fuori presto. Perché la accappatoia dentro. Bella pedone. Siamo su quel bel stage. Giorno di piscina. Che signore. Di fai da vetrine, siamo pre-immersione. Allora, abbiamo trovato questa piscina in zona casaletto. C'è sta Andrea che ha una sorta di cinta presa tipo 3 kg, e poi abbiamo messo sulla fotografia di una pizza da 5 kg. No, 5 kg tipo quelli da manubrio da palestra, quello è il manfrotto. E niente, poi fai da sta in acqua, noi lo teniamo con delle catene tipo dalle braccia, fa pure una catenina che lo scollasserà. Tutte scene tipo dove urla sott'acqua, si muove, si dimena. Stiamo preparando per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, con le catene sott'acqua. Meno così che da lui è proprio più rapido. Pioggia forte, ti riparo col giacchetto. I mesi specchiano i pischelli del campetto. Spegni quel cielo, essere liberi no, non apprezzo. Chiedi com'è parlare alle strade, accelerare i miei pezzi nel club, rifiutare la me. Un workout mattutino. Guarda, adesso, se non va bene, li ammazzo. Bello, va bene, un'altra cosa, capito? Così. Ora sì. Stiamo comprando la legna e per fare il falò più grosso che casa al monastero abbia mai visto. Giusto perché me la voglio rischiare, come tutte le volte. Sempre peggio, capito? Cioè, stiamo per andare nella terza ed ultima location. E il terzo set prevede per l'appunto un falò. Penso che la maggior parte delle riprese riguarderanno ovviamente. Che cosa che si sentirà sto Andrea? Silhouette. Crepperà in silhouette davanti al fuoco. Vedremo se riuscirà a creare una sensazione anche scintille, sangue, un po' per sporcare il tutto. Però Barra, non lo metto in Alla fra. Io vorrei che lui stesse quasi sul bordo, capito, noi sotto. Sto cavalletto oggi, si è fatto il giro sotto acqua. Ma in mezzo alla volevo fa inclinata, guarda come. Che la ripresa è inclinata ma lui cammina dritto, capito? Vai, facciamone una subito. Allora Andrè, cammina in maniera un po' scoglionata. Sento di camminata. Ok, vai. Allora lo montiamo subito. Per la
mia faccia si dà rapina. Io non vi ho più, deve essere scout. Caricavano i faretti che fanno lasciando un fogarello. Enzo quando strappa, quando strappa la busta di plastica che c'ha addosso. Sozzo tipo! Enzo il barbone d'oro. Finalmente è finito questo film. È il cortometraggio Vetrine. Dopo 58 ore di ripresa, 85 location, gente che sveniva, gente siamo che affogava, siamo partiti il 15 morti, ottobre. Esplosioni. Da Torbella Monaca a Pantan Monastero fino a Casaletto. Passando per Torre Angela. Passando per Torre Angela. 150 kg di sabbia, un tramonto pazzesco e una montagna di fuoco. Un tot di cani. Soprattutto Asman. Chiuso, via gli schiaffi. Schiaffi, ben. Via gli schiaffi.